Ciao a tutti! Oggi prepareremo la briciolata di colomba, ricotta e cioccolato. Il tempo di preparazione della ricetta è di 40 minuti circa. Gli ingredienti sono colomba tagliata a fette, colomba tagliata a cubetti, ricotta, zucchero, cioccolato spezzettato, caffè espresso leggermente zuccherato, pasta d'arancia e aroma di mandorle. Diamo il via alla ricetta. Abbiamo foderato una teglia da 24 cm con un foglio da forno. Voi potete anche foderarlo con carta da forno. Mettere le fette di colomba sul fondo. E schiacciare bene con le mani. Abbiamo formato anche i bordi. Adesso spennellare la superficie con il caffè espresso leggermente zuccherato. Mettere momentaneamente da parte il caffè. Mettere nel boccale lo zucchero e lo facciamo polverizzare per 10 secondi a velocità 10. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere la ricotta, la pasta d'arancia o aroma d'arancia e qualche goccia di aroma di mandorle. Ed azionare il bimby per un minuto a velocità 3. Versare sulla colomba. E livellare bene. Aggiungere il cioccolato. E la colomba tagliata a cubetti. Compattare bene con le mani. Spennellare la superficie con il caffè rimasto. Spolverizzate, se lo gradite, con della granella di zucchero. Cuocere in forno preriscaldato statico a 200 gradi per 15 minuti. La sbriciolata è cotta, lasciare intiepidire prima di rimuovere dallo stampo. Sbriciolata di colomba, ricotta e cioccolato. Grazie e alla prossima ricetta!